Corpus Domini, ossia Corpo del Signore, una festa che oggi celebra la Chiesa. Una festa che incontrò notevoli resistenze tra i teologi, i vescovi e i biblisti di allora, al punto tale che il Papa si trovò costretto ad imporla nel 1264. I motivi erano diversi, non vi erano riscontri nella Bibbia. Gesù disse prendete e mangiate, non prendete e adorate. Oppure la pietà popolare enfatizzò l'adorazione dell'ostia prescindendo anche da un collegamento con la celebrazione eucaristica. E il rischio di magico intimismo e di alienazione è sempre stato evidente. Oggi, come allora, nel tentativo di salvare la pratica delle adorazioni eucaristiche e delle relative processioni con una esuberanza di fiori, altari, orpelli ricchi di gemme preziose, noi rischiamo di scambiare i dettagli con l'essenziale. In un contesto di fuga dalle comunità ecclesiali, che cosa stiamo trasmettendo oggi alle nuove generazioni cristiane? Siamo certi che la fiumana di devozioni eucaristiche sia la pedagogia giusta? Non è più corretto tornare al Vangelo e capire che cosa Cristo intende per Eucaristia? Oggi appunto nel Vangelo egli afferma di se stesso, io sono il pane vivo, io sono prerogativa del nome divino. Il pane vivo, letteralmente pane vivente, indica un cibo che comunica una vita qualitativamente indistruttibile, che nemmeno la morte, sebbene sia un naturale passaggio essenziale per ogni uomo, nemmeno essa potrà annientare. È disceso dal cielo per indicare non un luogo di origine, ma la fonte di questo pane, che è Dio stesso. Cosa è dunque questo pane? È la sua stessa carne, anticipazione dell'Eucaristia. Ecco la rivoluzione e la sovversione di ogni concetto su Dio. Non devi più elevarti sopra la terra per raggiungere Dio, ma è Lui stesso che scende, si fa carne, nutrimento. Dio si umanizza e si fa presente in ogni uomo. Se ci fate caso, questo è scandaloso, anche per tutti quei pii devoti che a parole credono questo, ma poi nei fatti cercano di distaccarsi con pratiche e devozioni ascetiche ed intimistiche per arrivare a Dio. Questo è quello che credevano anche i giudei, al punto tale che disprezzavano le affermazioni di Gesù. No! Dio dimora nell'uomo, nella carne, e tu lo incontri solo là. Ma è inaccettabile che un Dio, invece di pretendere doni, si presenta a noi come dono. Il richiamo all'Esodo e alla manna è chiaro ed evidente nel discorso di Gesù. Nell'Esodo i padri hanno mangiato la carne dell'agnello per avere forza di affrontare il cammino del deserto e hanno usato il suo sangue per proteggersi dalla morte. E tuttavia sono morti e i loro figli sono entrati nella terra promessa. Oggi invece Gesù dice di essere il vero agnello che dà forza per affrontare il deserto della vita ed il suo sangue è l'unica realtà che, assimilata, permette di realizzarsi definitivamente. Più avanti userà un termine fisico ma fastidioso da assimilare. Userà il verbo trogon che vuol dire masticare. Fastidioso perché denota un atto fisico, un vero masticare, un atto pratico, una assimilazione. Ecco che cosa è l'Eucaristia, è assimilare Dio, è assimilare l'amore, è aprirsi al dono di amore che ci viene fatto per diventare quello che si mangia. Feuerbach dirà l'uomo è ciò che mangia. Qui si tratta di comprendere che l'Eucaristia non è un premio a chi si è confessato. Non è un cibo magico che mi cambia in meglio qualcosa che io desidero della mia vita. L'atto fisico del mangiare il pane e bere il vino è un atto che esprime una fede vissuta, è una scelta di aprirsi al dono di amore ricevuto e dato. È un atto che esprime la mia fede nel credere in colui che mi ha amato fino a darsi tutto a me e che io voglio assimilare ed imitare donandomi tutto agli altri. Il primo esodo, che è fallito, in Gesù diventa un esodo di sicura vittoria. Assimilare Cristo è avere la certezza di una vita realizzata che travalica il tempo e lo spazio.
Comprendete ora che è di fondamentale importanza quel prendete e mangiatene tutti, tutti, tutti. Comprendete perché se Berlusconi e Pinochet prendono la comunione, a maggior ragione possono prendersela gli omosessuali, i transessuali, i divorziati, gli sposati e conviventi e tutti coloro che il nostro perbenismo religioso giudica impuri, ma che sono alla seria ricerca di Dio, del suo amore e fanno un sincero atto di fede in Lui. Comprendete perché se si prendono la comunione i fedifraghi, gli evasori fiscali, che per salvare le apparenze sono visibili frequentatori delle chiese, a maggior ragione possono prenderla tutti quelli che noi giudichiamo impuri, ma che seriamente cercano Dio nelle loro scelte di vita e verso l'amore al prossimo. L'Eucaristia non è un pane magico, non è un premio per chi ha fatto il bravo. L'Eucaristia è l'amore che si fa alimento, perché tu possa assimilarlo. Prendete e mangiatene tutti, non alcuni sì e altri no. Perché se è vero che l'uomo è ciò che mangia, allora sei invitato a nutrirti del vero amore per amare. Lasciati amare dunque, lasciati cambiare. Nessuno sulla faccia della terra ha il diritto di escluderti dal dono di amore. Tu sei degno, lasciati amare, nutriti dell'amore per essere amore. Buona domenica.